Sentiamo parlare sempre più spesso di come i veicoli del futuro saranno in grado di guidare in completa autonomia e al contempo diventeranno sempre più sostenibili per l'ambiente, smettendo di fare affidamento sui combustibili fossili, preferendo quindi l'energia elettrica per funzionare. In questa pillola ho due piccole curiosità per te circa questi veicoli del futuro. La prima: se pensi che scuola guida sia un'attività prettamente umana, ti stai sbagliando. Anche i veicoli del futuro dovranno andare a scuola guida. Ebbene sì, per quanto questi saranno dotati di sensori e tecnologie che gli permetteranno di comprendere ciò che sta succedendo nell'ambiente circostante durante il viaggio e durante la guida, il veicolo sarà dotato di un'intelligenza artificiale che dovrà imparare attraverso tecniche di machine learning o apprendimento autonomo a gestire e rispondere agli input del mondo esterno e quindi prendere la decisione migliore possibile in qualunque circostanza, comportandosi come un essere umano. Seconda curiosità: per assicurare che il veicolo elettrico sarà davvero sostenibile nel futuro e che prima o poi non cadremo nella stessa trappola dei combustibili fossili, noti come materia prima finita, ok? Che quindi non è disponibile in quantità illimitate nel nostro pianeta, sarà necessario sviluppare un sistema di riciclo per le materie prime necessarie alla produzione della batteria al litio necessaria per il funzionamento della macchina elettrica. Ebbene sì, non potremmo circolare senza le batterie al litio. E quando dico batteria al litio mi riferisco a quel dispositivo che troviamo in tutti i veicoli ibridi o elettrici, molto simile a ciò che il tuo smartphone ha nella sua batteria per funzionare. L'unica differenza è che la batteria di un veicolo elettrico può raggiungere addirittura 500 kg. Vorrei condividere, prima di chiudere, una piccola esperienza personale. Vorrei parlarti del mio percorso di ingegneria. Tutte queste cose che ti ho appena raccontato ho avuto l'opportunità di scoprirle attraverso i miei studi in ingegneria, che mi hanno fornito una quarta dimensione delle cose, mi hanno dato l'opportunità di conoscere aspetti totalmente diversi. Io come persona credo fortemente nel progresso, nell'innovazione e nella sostenibilità. E proprio grazie a questo percorso sono riuscita a trovare non solo delle risposte, ma a comprendere ancora meglio il mondo. E ogni giorno affronto la sfida di trovare soluzioni migliori per un mondo più innovativo e sostenibile.